oggi video delle letture di agosto di Gio. Ha letto un po' così così, però lo giustifichiamo perché siamo stati via, non c'è stato poco tempo, quindi dai, Vabbè, va ho bene lo letto comunque, ma anche stesso. vado, ho letto comunque 9 libri, che penso che sia, Ma piccoli! ma piccoli più o meno, dai. Partiamo da Allora, il quello. primo è Il mugnaio urlante di Arto Pasilinna, edito da Ippebalea. Come ben sapete, se avete visto i video precedenti, negli ultimi tempi mi sono affezionato molto a questo autore finlandese che sta diventando, anzi, mi correggo, è diventato un autore di culto. E questo romanzo, come gli altri Pasilinna, mescola a perfezione vicende drammatiche e comicità quasi surreale finlandese. È la storia di un tipo che arriva in un paese, rimette in funzione il vecchio mulino, però c'è un problema: lui si mette a ululare di notte. Lo fanno internare in manicomio, ma lui scappa con una serie di conseguenze che non vi sto a spiegare, non vi resta che leggere il libro per sapere come andrà a finire. Comunque, mi è piaciuto molto, uno dei Pasilinna migliori, secondo me, assieme al Bosco delle Volpi Impiccate. Poi ci spostiamo in casa Sellerio con Lodovico Festa e la sua provvidenza rossa. Ecco, questo libro, anche se è stato spacciato un po' come giallo Sellerio, in realtà è tutt'altro che giallo. O meglio, c'è una trama poliziesca di fondo, ma che in realtà rappresenta un mero specchietto per le allodole, per raccontare quella che è una storia. Infatti, più che un romanzo, sembra un saggio storico che ci racconta quello che era il mondo alla fine degli anni 70, specialmente quella che era il Partito Comunista, che era un partito gerarchico, strutturato, quasi che ha una sua forza di polizia interna. E questo romanzo prende le mosse dall'omicidio di un'iscritta al partito, una fioraia che viene uccisa a colpi di Kalashnikov, e mentre la polizia indaga, una controindagine viene svolta da due addetti del Partito Comunista. Vedremo se arriverà la soluzione prima la polizia oppure i provvivieri del Partito Comunista. Comunque è molto fedele e accurata la ricostruzione storica, proprio di quelle che era. No, le gerarchie, i funzionamenti all'interno di questa struttura, e se uno vuole conoscere il Partito Comunista degli anni 70, non ha altro da fare che prendere questo libro e Successivamente di Denis Lehn, Senza colpa, edito dalla leggerlo. Ecco, PM. Lien è uno dei miei scrittori noir preferiti. Questo è un buon romanzo, anche se non raggiunge i vertici di opere più famose come Mystic River, per esempio. Si legge, anche se si capisce bene che non è nato come romanzo, in realtà è un racconto da cui è stato tratto un film, e successivamente all'uscita del film che ha fatto Lien, ha rimaneggiato il racconto e ne ha fatto venire fuori questo romanzo. Quindi a tratti forse può dare l'idea di un brodino un po' allungato, però si legge comunque con piacere, però Lien secondo me ha fatto molto, molto, ripeto, molto meglio. Julian Barnes, Il silenzio di una fine, edito dalla Einaudi. Ecco, questo è un romanzo che è luce e ombre, direi, perché l'inizio mi è piaciuto molto. E il problema è che a un certo punto si incarta su determinati concetti, determinate situazioni, e si fa ca fatica a capire dove voglia andare a parlare l'autore. Comunque, alla fine, l'ultima pagina risolverà un po' quelli che sono tutti i dubbi, e non vi dico cosa succede, tutti i dubbi che possono crescere nella mente del lettore. Comunque, io gli darei un 6,5 proprio perché. E non mantiene completamente fede alle aspettative. Incredibile, abbiamo lo stesso parere sullo stesso libro. Sono sconvolta. Poi di Andrea Fazioli, Come rapinare una banca svizzera, edito dalla Thea. Ecco, non conoscevo Fazioli e ho sperimentato un suo libro leggendo appunto questo romanzo, e direi che mi è piaciuto molto, perché mi piace molto questo personaggio di Elia Contini, un investigatore della Svizzera italiana che accetta dei casi sempre un po' strampalati. In questo caso un vecchio amico gli chiede di aiutarlo a rapinare una banca svizzera, proprio perché la figlia di questo uomo è stata rapita, e i malviventi chiedono, per rilasciarla, che lui rapini questa banca e gli consegni i soldi. E scorre molto bene, infatti nonostante le 400 pagine l'ho letto in un giorno e mezzo praticamente. Sono quei, niente di eclatante, però sono quei noir molto avvincenti che li prendi in mano e scorrono alla velocità della luce. E adesso leggerò anche altri libri di questa serie con Elia Contini, perché, ripeto, è una lettura, l'ho trovata molto distensiva, perché un noir, ma non è quei noir adrenalinici, sono quei noir molto pacati, molto rilassati, con lo svolgimento della trama
Molto, molto semplice, molto, però molto plausibile anche, molto realistica, quindi mi sono divertito a leggerlo. Ho detto Trana. Sì, hai detto Trana. Trana. Poi, di Gaito Gasdanov, Strade di notte, edito dalla Fazzi. Ecco, questo è un libro molto particolare perché io pensavo si trattasse di un romanzo, cioè in realtà, anche se la dici tu, è un romanzo, è in realtà uno spaccato di vita notturna nella Parigi, ripeto, nella Parigi notturna c'è questo personaggio che è un po' l'alter ego dell'autore che di notte guida il taxi e lui ci descrive con mirabilante capacità di analisi, capacità di osservazione una serie di personaggi. Esiste mirabilante. O mirabolante. Forse mirabolante, però adesso vabbè, sarà mirabilante, andrà a Mirabilante, no, perché Mirabilandia. Mirabilanti. E in pratica descrive vari personaggi, si tratta di vecchi ubriaconi, si tratta di prostitute in disarmo, si tratta di pazzi, di personaggi senza altre parti. Lui li descrive con una certa propensione proprio a entrare nella mente di questi personaggi, anche nel loro cuore. Perché questi personaggi hanno in comune tutto quello di essersi lasciati andare, sono personaggi che vivono ai margini della società, sono esuli e russi, eccetera. E lui, da distaccato osservatore, li analizza, racconta la loro storia e il suo modo di interagire con loro. È un libro, diciamo, molto particolare, qualcuno l'ha paragonato a un Proust che guida il taxi. Io non so se sia così, però. È un libro che, per quanto riguarda la descrizione della vita parigina e la capacità di raccontare personaggi e ambienti, ritengo veramente eccelso. Poi, torniamo ai Mondadori di 242.000 anni fa, Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Ecco, questo è un libro che dovevo leggere da circa 2000 anni, adesso è venuto il suo momento. Avevo letto di Bassani un paio d'anni fa, in condivisa con me, tra l'altro, Gli occhiali d'oro. Luglio. L'abbiamo letto a luglio 2016. E quindi un paio d'anni fa è un mese, 2 mesi e mezzo. E vabbè, e comunque, romanzo che avevo lasciato lì proprio perché la vicenda me la ricordo molto bene perché ho visto almeno 2 o 3 volte il film di Vittorio De Sica con Helmut Berger, Dominique Sanda e Lino Capolicchio. Però è un romanzo che colpisce, c'entra il bersaglio, non solo colpisce, è importante concentrarlo, perché racconta uno spaccato di vita di una comunità ebraica all'indomani, diciamo, delle leggi razziali, mentre è appena scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, questi personaggi vivono un po', da un lato inconsapevoli, non sembrano rendersi conto quasi dall'esterno di quello che è la tragedia che sta per colpire il popolo ebreo. Però un romanzo che consiglio di recuperare, che non avesse letto, forse un po' datata la scrittura perché Bassani utilizza molti incisi, ha dei periodi molto articolati, molto lunghi, però se uno si mette lì con un po' di pazienza, sarà sicuramente una lettura degna di nota. Se li vuoi fare insieme? Questi due li facciamo assieme. In Perché realtà ho li letto facciamo assieme? prima, allora, uno, visto che l'autore stesso, Max Morini, me l'ha mandato in ebook per leggere la sua recensione, e l'altro invece me lo Per leggere la sono sua recensione? Per fargli la per fargli la recensione. recensione, scusate, sono un po' rimbambito. E l'altro. L'abbiamo comprato noi perché Dopo, in ce realtà, l'abbiamo andrebbero noi. letti in senso inverso. Prima Nero Caravaggio e secondo Rosso Rosso Barocco. Barocco. Che dire, io mi aspettavo un qualcosa da Dan Brown. Era un po', diciamo, come dire, prevenuto. Però in realtà ho scoperto qualcosa di completamente diverso, perché in realtà il Caravaggio o come nell'altro il Bernini sono degli elementi, diciamo, che servono a raccontare la trama. In realtà, quello che colpisce molto è l'ironia, perché tra l'altro i due fratelli che l'hanno scritto insegnano comicità, qualcosa del genere, all'Accademia della Commedia di Roma. E quindi è bello lo scontro tra questi personaggi, il libraio Ettore Misericordia, il suo braccio destro, Fango, e poi c'è anche un poliziotto che arriva sempre dopo, che si chiama Ceratti, e proprio
si muore da ridere a volte proprio per i contrasti, per le discussioni tra questi personaggi. E alla fine, ricco di battute, di molta ironia, potremmo interpretarlo qui quasi un poco Dan Brown e parecchio Camilleri, voler dire, anche un po' di Simenon, dai. Comunque, preferito di gran lunga Nero Caravaggio perché Rosso Barocco ha una cosa che non mi è piaciuta, però lo di Però non si può Rosso non dire si può perché dire perché sennò Mary viene sa quella che non spoiler. mi è piaciuta, Però però tutti e due cioè, si leggono con un piacere. volevo dire che comunque ne parleremo in maniera, diciamo, Dettagliata. spicciola anche nel mio wrap up, ma poi in maniera un pochino più dettagliata in una lettura di coppia, visto che tanto li abbiamo letti entrambi. Cioè, in realtà io lo sto finendo, però insomma, ci siamo. Direi che abbiamo terminato E l'opera. quindi Qualche se volete saperne qualcosa di più, con qualche piccolo spoiler, magari chicca? qui e là, quell'altro video. Va bene, direi che abbiamo terminato. Ci Ci vediamo alla prossima. salutiamo. Ciao! Ciao!